In questo video tutorial vedremo alcuni strumenti utili per disegnare con precisione. Andiamo a vedere cosa sono le inferenze in SketchUp. Prendo lo strumento che mi serve per disegnare le linee, questa matita rossa. Le linee si disegnano innanzitutto cliccando su un punto, il punto iniziale, e poi vedo, adesso non sto ancora, sto solamente muovendo il mouse, non sto facendo un secondo clic. Vedo che muovendo il mouse la mia linea diventa di colore diverso, rosso, verde, blu, a seconda che sia allineata a uno di questi tre assi. Queste si chiamano appunto inferenze lineari perché mi permettono appunto di disegnare con precisione parallelamente all'asse che vedo nell'area di disegno. Quindi adesso che vedo la linea rossa, per esempio, potrei cliccare di nuovo col sinistro per dare la lunghezza di questa linea oppure dare il numero del valore della lunghezza nel VCP. Quindi, per esempio, scrivo 2 e do l'invio, questa linea sarà lunga 2 metri. Continuando, mi accorgo di questa cosa che continuo a ritrovare l'allineamento con l'asse, in questo caso verde, e in più vedo anche questo pallino verde che è un'inferenza puntuale, ossia mi sta appunto mettendo in evidenza il fatto che la seconda linea comincerà a partire dall'endpoint della prima linea. Le inferenze puntuali sono appunto questi punti nodali di elementi di geometrie che ho già disegnato nell'area di disegno, che mi permettono di disegnare anche queste con precisione. Faccio un secondo clic. A questo punto, se mi muovo, cerco di chiudere il rettangolo che sto facendo, mi muovo quindi verso sinistra, seguendo sempre l'asse rosso, diciamo che voglio fare questo terzo segmento della stessa lunghezza del primo, non ho bisogno di mettere di nuovo il valore, ma basta semplicemente. Semplicemente che seguendo quest'asse e tenendo premuto con l'asse Shift sto bloccando questa inferenza, cioè sto bloccando il disegno di questo segmento su quest'asse qui. E per quanto adesso io mi stia muovendo senza cliccare nell'area di disegno, questo segmento rimane bloccato su questa direzione qui. Per far sì che sia della stessa lunghezza del primo, adesso mentre è bloccato qui vado a fare un clic sull'endpoint, in questo caso il punto iniziale del primo segmento. Cliccando qui, appunto, avrò disegnato questo segmento della stessa lunghezza. E adesso, con un semplice clic che appunto mi fa capire che l'ultimo segmento si andrà a chiudere sul punto iniziale del primo, ho disegnato appunto il rettangolo. Come sempre in SketchUp, quando chiudo un perimetro, si è creata anche la faccia interna. Le inferenze puntuali quindi sono dei punti che rintraccio su geometrie già disegnate. Quindi c'è l'endpoint, c'è il midpoint e questi quadratini rossi mi definiscono quello che si chiama un edge sul bordo, cioè un punto che sicuramente è agganciato su questa linea, ma non è appunto né nel midpoint né nel punto finale. In più ci saranno tanti punti qui all'interno che verranno definiti on face, come si vede dal video, cioè sulla superficie. E mi assicurano che se io disegno adesso una linea lungo l'asse blu, per esempio, è agganciata alla superficie che ho disegnato sul piano terreno. Ci sono altre inferenze puntuali, per esempio, se disegno un cerchio. Ecco, il cerchio in SketchUp è un cerchio sfaccettato, un perimetro esterno sfaccettato perché SketchUp è un modellatore mesh, quindi disegna per triangoli. Quindi nel cerchio potrò trovare una serie di endpoint, midpoint, dei segmenti che compongono il perimetro. In più, sfiorando prima sul perimetro e poi avvicinandomi al centro, noterò appunto questo pallino blu che mi assicurerà di disegnare una linea che parte appunto dal centro. Altre inferenze lineari sono invece queste. Prendo di nuovo lo strumento matita e questa volta disegno una linea inclinata, quindi che non segua nessuno dei tre assi. A questo punto, se mi allontano, vedo una linea in color magenta che sarà la linea perpendicolare alla prima disegnata, mi indicherà appunto questa perpendicolarità. Se voglio disegnare una linea parallela invece a questa, riprendo lo strumento matita, faccio un primo punto nel vuoto e poi vado prima a sfiorare questa già disegnata e poi mi avvicino ad un possibile appunto parallelismo. Anche a questo punto io potrei tenere lo shift bloccato per mantenere questo parallelismo e poi magari eventualmente allinearmi come abbiamo fatto prima. Quindi il colore magenta indica per l'appunto un'inferenza sì perpendicolare o
qualcosa che è già stato disegnato.